Buona giornata a Ciao a tutti, chi tutti. vi parla è Claudio Simeoni, con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, insieme a Francesco, naturalmente come al solito da questi microfoni. Allora, prima di iniziare la trasmissione facciamo un po' di annunci, dato che Francesco si fa due risate. E niente, praticamente, vabbè, non è importante. E la prima cosa che devo dirvi è che oggi siamo 23 oggi, 23 novembre o 24? 24, 24, sì, Quello 24. sarebbe Bacco. Una cosa abbastanza buffa Grazie. che. Allora, oggi 24 novembre, vi ricordo che la prima trasmissione radiofonica di magia, stregoneria e paganesimo del decimo anno di trasmissione. Praticamente noi con oggi iniziamo il decimo anno di trasmissioni. Era cominciato il 27 o il 21? È 21, 21, è Francesco. 21. Fu la prima trasmissione. Un giorno o l'altro facciamoli sentire con la prima trasmissione, cosa dici? Beh, l'abbiamo già fatto, mi sembra, per i Sì, nove l'ho anni. fatto già una volta, vero? Sì, comunque diciamo 10 anni, l'anno prossimo appunto c'è il decennale della radio, noi potremmo fare 21 novembre 90, No, il è 30, 30. trentennale e appunto è il decennale completo dopo nostro, insomma proprio Praticamente 21 sono novembre 1996. da ogni giovedì noi vi stiamo trasmettendo dai microfoni di questa radio da 9 anni completi e siamo entrati nel decimo anno. Penso che abbiamo fatto uno sforzo non indifferente per riuscire a fare queste trasmissioni. Tutto sommato penso che i risultati siano stati piuttosto buoni, insomma. Sì, non ci Cosa possiamo Francesco? lamentare, anche perché appunto noi lo ricordiamo ad ogni anniversario, ed è giusto ricordarlo, perché 10 anni fa, quando hanno cominciato a parlare su questa radio, quando si parlava di stregoneria, paganesimo e di religione, molti ci davano per dei marziani, dei pazzi, dei folli, degli scatenati, gente dell'altro mondo. Gente diceva, beh, non durerete molto, gente dicevano, chiuderanno la radio per colpa vostra. Bene, Radio Gamma 5 compiva 20 anni quando abbiamo cominciato noi, adesso ne compie 30 anni, e noi dici, dopo 10 anni siamo ancora qui e che abbiamo intenzione di continuare per altri 100 come minimo, Minimo, minimo per altri 100. Perciò appunto doppio anniversario, doppio un decennale che è importante, insomma, anche perché proprio quello che noi abbiamo cominciato ad accennare 10 anni fa della tematica religiosa che sarebbe stata dominante, penso che nel 96 ben pochi ne avrebbero parlato o accennato. 10 anni fa il panorama, la situazione religiosa dell'Italia sembrava in un'altra maniera, sembrava più laica. 10 anni dopo noi annunciavamo il pericolo del monoteismo ed effettivamente l'abbiamo sotto i nostri occhi. Basta che voi prendate anche i quotidiani più importanti e come minimo un 5, 6, 7 pagine sono dedicate ad argomenti chiamati scienza della religione, tenendo conto che anche le prime pagine sono dedicate a queste tematiche. E questo dà la dimostrazione che Radio Gamma 5, come sempre, ha anticipato i tempi e quello che noi abbiamo detto è stato purtroppo confermato in negativo dai tempi. Negativo, sì. In effetti le cose sono cambiate non in meglio. Quello che era un laicismo abbastanza diffuso all'inizio, negli anni 70-80, diciamo, si è trasformato in un integralismo cattolico. Abbiamo visto la parabola dei laici, cioè in pratica ritirarsi quasi impauriti. E assistiamo però in questo periodo a un risveglio, cioè dobbiamo prenderne atto, insomma, cioè in effetti probabilmente sai, quando le cose cominciano ad andare un po' male, qualcuno si sveglia e in effetti abbiamo visto, insomma, abbiamo visto anche dei laici che hanno tenuto duro in questi anni e va a loro onore, insomma, chiaramente tutto questo. Altri laici si stanno risvegliando e anche la componente laica nella società, la componente più che laica, oserei dire anticristiana, cioè quella che rigetta quello che è l'integralismo cristiano, quella che non è d'accordo con la dottrina cristiana, si sta effettivamente risvegliando e questo va effettivamente a loro onore, insomma. E come diciamo noi, tutte le forze politiche, dall'estrema destra all'estrema sinistra, sono tutte quante chiaramente su posizioni di difesa della religione cattolica, perché se pensate che qualche partito, tra l'altro con fasi alterne, con poca coerenza, e parlo appunto di partiti che hanno sollevato il problema tipo dell'8 per mille del concordato,
perfino Bertinotti ha detto che il concordato non va modificato e neanche l'8 per 1000. Sì, sì. Per non parlare poi di quelli a destra, che non quelli, sappiamo già la loro posizione cristiana che esiste, come vedete tutto l'arco politico italiano, a parte delle eccezioni, che poi anche queste eccezioni giustamente sono state criticate perché hanno detto che avevano accantonato questo discorso dell'anticlericale, del discorso laico. Perché ad esempio un avvocato come Mauro Mellini ha criticato il Partito Radicale, che ha detto sì, adesso si dichiarano laici, adesso fanno le campagne in difesa dello Stato laico, però se voi andate sul loro sito ci sono le foto dell'incontro felici, contenti, con Giovanni Paolo II, di Marco Pannella e di Emma Bonino. Il che significa che anche questo discorso viene fatto come accessorio. Qualcuno ha fiutato l'aria, ha fiutato l'ambiente, la possibilità di raccimolare dei voti, di conseguenza state attenti anche quei politici che si dichiarano laici, perché molte volte non hanno la coerenza, la costanza, infatti, di portare avanti l'argomento. Comunque, visto che c'è questa rinascita, noi auguriamo che questa rinascita sia sempre più forte e riesca anche a radicalizzarsi. Chiaramente noi continuiamo col discorso pagano, perché per noi è più importante, cioè per noi, se gli uomini non riescono a comprendere come il mondo che ci sta attorno è un mondo vivente, pensante e senziente, ed è fatto da soggetti che si rivolgono a noi e ci chiedono di prendersi nelle nostre mani la nostra responsabilità della nostra vita, se noi non riusciamo a far comprendere questo, il discorso laico comunque lascerà il tempo che trova, perché non riuscirà ad incidere sulle emozioni delle persone. Sarà una rivolta rispetto all'integralismo, sarà un rifiuto di certe posizioni dogmatiche, però non riuscirà ad incidere sulle emozioni, sulla struttura profonda delle persone. E questa naturalmente è la nostra opinione, di Pagani. Bene Francesco, allora io mando subito l'annuncio, il giorno 3 dicembre, sabato 3 dicembre alle 20.30, qui a Radio Gamma, in sala dibattiti, terremo un incontro che si parlerà del congresso di Anversa. Qualcuno, il solito qualcuno, si è già dato da fare per tradurre tutti i discorsi fatti ad Anversa, la risoluzione del congresso di Anversa, e qui faremo vedere un po' che di immagini. Saranno anche immagini noiose, diciamo così, sotto certi aspetti, però chiaramente un congresso fatto in inglese, fatto in quella situazione, si può solo far vedere le persone che discutono, le persone che ci sono, la sala, la situazione che c'era un po' ad Anversa. A parte che io ti dico, se c'è un lettore di DVD, io porterò anche un filmato realizzato in Lituania sui rituali di Rumova, perciò volendo si può anche integrare. Lettore di DVD, posso portare il computer? Va bene, di conseguenza io ho un filmato proprio DVD realizzato dei riti che Rumova fanno in Lituania. Si può integrare anche appunto in questo filmato che presentiamo, cioè in questo documento che presentiamo, una buona parte, specialmente la parte iniziale, ha praticamente la presentazione che ha fatto Tricuniana. La moglie di Trecuna. Beh, infatti io vi parlo di quel film che hanno proiettato al congresso di Atene. Esatto. Io ce l'ho in DVD. Quello del congresso di Atene. Sì. E comunque il congresso di Anversa ne hanno proiettato altri. In ogni caso, vabbè, hanno fatto la celebrazione dell'equinozio d'autunno con 30.000 persone in Lituania. Sì. Cioè tanto per... Ora, vabbè, niente, presentiamo le varie risoluzioni, quello che è stato fatto, quello che si pensa di fare, tutto là, insomma, ecco, naturalmente tutte le persone sono invitate, anche perché è in ogni caso un documento abbastanza importante. D'altronde ci abbiamo speso molte energie quest'estate, insomma, per riuscire a fare questa cosa. Abbassa qualcuno, energia, perché... qualcuno ha speso più energie, va bene così? Sì, sì, sì. Più energie di altri, in effetti le condizioni sono quelle che sono. E, naturalmente, io spero che tutti quanti siano presenti. E dopo andiamo a mangiarci la solita pizza, come facciamo di solito. E poi decideremo anche per i dibattiti cosa fare in seguito, anche perché ci sono alcune cosette da discutere. Allora, l'appuntamento è per sabato 3 dicembre alle ore 20.30 qui in sede a Radio Gamma 5. Beh, adesso però io lascio la parola a Francesco e Francesco deve presentare qualcos'altro. Sì, ecco, una cosa che appunto non ha attinenza specifica con la trasmissione, però
è un'iniziativa che appunto diciamo va incoraggiata in quanto va in direzione di uno sviluppo laico sulla tematica delle religioni e soprattutto del cristianesimo. Ne abbiamo già accennato, anche perché Radio Gamma 5 in questo senso ne è coinvolta, in quanto l'Associazione Salute e Ambiente è una delle promotrici di questo congresso. Ed è il primo congresso di studi laici sul cristianesimo. Si terrà domenica 27 novembre 2005 e parte dei congressi in via Scavi 14 a Monte Grotto Terme, Padova. L'inizio alle ore 9.30 del mattino, l'ingresso è libero. Ecco, io preciso che appunto sarò presente tutta la giornata, perciò anche gli ascoltatori che hanno piacere di incontrare, di discutere nelle pause, logicamente perché le relazioni sono interessanti, sappiano che io ci sarò presente, perciò potremo anche incontrarci, discutere e integrare le cose. Comunque ci sono 5 relatori annunciati al momento, tra cui nomi anche conosciuti. Il primo che apre la mattina è Roberto Vacca, poi c'è Galavotti, nel pomeriggio Donini, il relatore poi Luca Cascioli e Ludovico Mazzaro che chiude il congresso. Ci sarà anche un contributo di Pier Giorgio Di Freddi e il moderatore sarà Primo Nicrotti, un giornalista dell'Espresso. Logicamente tutti gli autori sono interessanti. Dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, il più interessante sicuramente sarà quello di Roberto Vacca, anche perché Roberto Vacca si è definito un gentile. I gentili sono quelli, sono per autodefinizione i romani prima dell'avvento del cristianesimo, cioè praticamente la religione romana. Altro argomento interessante, visto che è vittima di un processo e ha promosso anche delle denunce, che è Luigi Cascioli, che ha accennato al discorso di fare un processo sull'identità storica di Gesù. Sarà interessante anche visto le recenti sentenze che ci sono state sul caso di Luigi Tosti, magistrato a cui va la nazionalità, e anche la sentenza recente che c'è stata sul discorso di Adam Smith a Verona per quanto riguarda il crocifisso. Perciò notiamo che la magistratura si sta sempre più impegnando a difendere l'ordine costituito e soprattutto a difendere il crocifisso, nel senso che è diventata una guardia bianca in questo senso. Luigi Tosti è stato, Cascioli è stata rifiutata la denuncia per abuso di credibilità popolare verso il palco del suo paese, ad Adam Smith è stata rifiutata la denuncia per togliere il crocifisso nell'aula del processo a Verona, a Luigi Tosti, magistrato che si rifiutava di fare sentenza all'interno di un tribunale in cui c'era il crocifisso, è stato condannato. Come vediamo, la magistratura è molto impegnata, adesso è una magistratura vaticana. Poi, logicamente, il problema di affrontare il tema religioso non è certo la magistratura, ma è tanto la coscienza delle persone. E noi lavoriamo in quella direzione. Perciò, questo congresso, che si terrà domenica 27 novembre a Monte Grotto, è un congresso importante, anche perché dà la possibilità di parlare di tematiche che sicuramente vengono silenziate. Perciò l'appuntamento è domenica 27 novembre, ore 9.30, Palazzo dei Congressi, via Scavi 14, a Monte Grotto Terme, con ingresso libero per il primo congresso di studi laici sul cristianesimo. Bene, Francesco. Naturalmente abbiamo rassegna stampa e materiale a UFA, no? Sì. Però, se mi permetti, io volevo... Sì, lo so che me lo permetti. Tranquillo, tranquillo.